parliamo di ambiente e ci ritroviamo con tanti di quei siti tra discariche e coballe, niente è stato rimosso e niente è stato fatto. Si va a tentoni, la nostra terra, la nostra provincia è diventata la terra dei rifiuti, degli immigrati e della camorra. Non si va avanti così. Se poi andiamo nel merito, io stasera presenterò anche una diapositiva per vedere quanto ci allaghiamo terreni che normalmente sono deputati alle culture d'eccellenza, come non funziona né il consorzio del Basso Volturno, come non esiste un collettore caudino che allaga con una melma case intere, una città intera. Rispetto a questi argomenti De Luca in un mio convegno aveva preso impegni per una soluzione, è rimasto tutto tale e quale. Vogliamo parlare della sanità e allora dovremmo dire che i 600 posti letto dati dal Ministero alla provincia di Caserta ne sono stati realizzati pochissimi rispetto a quelle che ci aspettavamo. Parliamo delle grandi opere che dovevamo realizzare, parlavamo del litorale Domizio dove quel master plan famoso doveva diventare la Romagna del Sud e niente è stato fatto, anzi abbiamo scoperto nell'ultimo periodo che la melma e le acque nere hanno in fase un litorale che normalmente potrebbe essere una grande risorsa per la provincia di Caserta. Tutti questi motivi messi insieme mi hanno fatto decidere di lasciare De Luca perché niente avevo fatto neanche rispetto alle sollecitazioni che gli avevo dato. In effetti io non mi sono accontentato della piccolo incarico del direttore di turno, questa è una vergogna, perché per chi rappresenta un territorio come quello a Casertane niente ci può soddisfare se non quello della tutela di un territorio che ci ha eletti e ci ha fatto diventare consiglieri regionali. Allora intanto noi stiamo assistendo all'abbattimento di tanti capi di bufale e a una lotta tra gli allevatori e chi è deputato a fare questo lavoro. Credo che ci debba essere un minimo di accortezza nel tutelare questa gente, ma ci deve essere un minimo di accortezza rendendo i territori fertili, rendendo la nostra mozzarella non soggetta a persone che alla diossina, cioè c'è bisogno che il nostro prodotto sia esportato senza avere il marchio di Terra dei Fuochi e c'è bisogno di chiarezza innanzitutto per quanto avviene sul territorio. Credo che tutto questo in questo periodo non c'è stato, per cui gli allevatori sono in grande difficoltà e rivendicano quantomeno che vengano ascoltati, poi chi ha ragione perché ha ruoli in sanità pubblica che deve tutelare la salute dei cittadini è un conto, chi dall'altra parte fa sacrificio tutti i giorni è un altro conto, ma senza parlare non si arriva da nessuna parte, senza il confronto non si arriva da nessuna parte. Ultima cosa le voglio chiedere, poche ore fa c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Un'estate da Re. Questa è l'unica cosa che De Luca si vanta di aver portato a Caserta. Quattro serate di grande spettacolo ed indubbiamente è stato, io ho partecipato alle edizioni precedenti, sono state quattro bellissime edizioni che hanno in qualche modo dato lustro alla Reggio di Caserta, ma se tutto questo è il contributo che la Regione Campania dà alla provincia di Caserta che ha bisogno di ben altre attenzioni e allora siamo proprio messi male.